noi un po' per come viviamo e per il contesto in cui forse siamo anche cresciuti, siamo abituati a considerarli capricci. Quindi quando voi andate in giro con i vostri bambini e succede qualsiasi tipo di crisi in cui il bambino si rifiuta di fare qualcosa, piange, la prima cosa che ci da dire è non fare capricci, o qualcuno da fuori ci guarda e dice: ma sta facendo i capricci, che già di per sé è una parola che ha un senso di un qualche cosa che il bambino fa come se lo facesse apposta, cioè un po' per dispetto, ecco, questa qua è l'idea del capriccio, e infatti a me non piace tanto, e arriviamo un po' a capire il perché, che è appunto l'idea per cui vi dicevo che è un po' un titolo provocatorio, no? È questa qui l'idea. Infatti, diciamo che come genitori molto spesso noi, soprattutto chi magari ha i maschi o ha più figli che sono anche più tosti, come non solo di carattere, perché in realtà magari non è una questione di carattere, proprio più intensi come movimento, come tanti aspetti, è solito dire: beh, vabbè, ma insomma io sarei anche un genitore tranquillo se mio figlio però facesse così, così e cosa. Certo, se lui non facesse così, certo che sarei tranquillo. In realtà io voglio un po' sfidare questo mito, nel senso che un po' la mia filosofia, un po' il mio pensiero, anche un po' quello che porto avanti con le famiglie di cui mi prendo cura, è che in realtà la maggior parte dei compiti o degli aspetti principali dell'essere genitori non hanno niente a che fare con la relazione tra il genitore e il figlio, ma più che altro hanno a che fare con quello che accade nel genitore. Cioè, tutti gli aspetti della genitorialità non sono tanto tra quello che faccio io e lui che cosa fa, ma è quello che succede a me. Se noi riusciamo ad avere, se riusciamo ad imparare in qualche modo a cercare di lavorare sulla possibilità di mettere un momentino di pausa tra quello che accade con mio figlio e la mia reazione, in realtà riesco ad attivare un certo controllo sulle mie azioni, sulle mie reazioni a quello che accade. Perché? Perché di fatto i nostri bambini li possiamo controllare per un periodo molto breve della vita, cioè chi ce li ha un po' più grandi lo sa, forse ancora a 2 anni ancora riesce a importi su delle cose, no? Forse. Ma superata da quell'età di 3, 4, 5 anni, o veramente li forzi, non hai più il controllo, e comunque non abbiamo neanche il controllo su quello che gli accadrà nella vita, non possiamo sapere. Quindi quello su cui invece noi abbiamo il controllo sicuramente è su quello che facciamo noi, su come possiamo noi reagire, agire, sentire quando siamo con i nostri bambini. Quindi un po' questa è l'idea da cui partiamo di base. L'altro aspetto che per me è fondamentale da tenere conto, e che forse noi delle volte ci dimentichiamo, ma tutto quello che noi facciamo, anche il modo in cui noi reagiamo quando nostro figlio ha una crisi esagerata, in realtà è quello che a lui, o che lui guarda e che lui osserva per imparare a capire qualcosa delle sue emozioni. Noi come genitori siamo dei modelli di ruolo, si dice. Siamo dei modelli di ruolo, cosa vuol dire? Che i bambini guardano a noi, ci guardano, ci osservano per capire qualcosa del loro mondo emotivo. Non so se avete mai, cioè questo è un esempio semplicissimo, siete al parco, il bambino cade, una caduta, si alza, la prima cosa che fa è guarda la mamma. Se la mamma è spaventatissima, il bambino scoppia a piangere. Se la mamma è: dai su amore, non è successo niente, il bambino non scoppia a piangere, perché in realtà ci ha osservato per capire se è al sicuro, se va tutto bene, se c'è qualcosa che invece non va assolutamente, se è una situazione in cui deve in qualche modo stare più attento, e da lì decide o capisce che tipo di emozione può provare. Quindi noi dobbiamo ricordarci che loro ci osservano costantemente. Quindi di fronte ad una qualsiasi problematica, poi vi spiegherò meglio cosa sono, perché succedono i capricci, cioè cosa sono poi in realtà queste crisi emotive, però la prima cosa da ricordare è che il modo in cui noi reagiamo di fronte a quella problematica insegna a lui come gestire le sue emozioni, o a lei. Quindi se noi reagiamo di fronte a un capriccio con una risposta emotiva di grande tensione, di rabbia, noi gli insegniamo che ogni volta che prova delle emozioni, la reazione che deve avere è di rabbia. Se noi al contrario, di fronte a una sua
problematica, un momento in cui appunto non riesce a gestire qualcosa, si sente frustrato, scoppia, lascia andare queste emozioni, abbiamo una reazione tranquilla. Lui ci osserva e pian pianino nel suo cervello, a partire proprio da quando sono piccolissimi e fino all'adolescenza più o meno, cosa succede? Si creano dei percorsi proprio neuronali, cioè i percorsi che creano le connessioni tra un neurone e l'altro nel cervello funzionano in tutt'altro modo. Questo poi è anche un po' il principio del perché, per esempio, si considera la meditazione. Che cosa fa la meditazione? Su un cervello che magari è abituato a rispondere allo stress in determinati modi, la meditazione interviene creando dei nuovi circuiti, che così ogni volta che tu ti troverai di fronte allo stress, invece di attivare il circuito del perdo completamente la testa, attivo il circuito del posso anche reagire con più tranquillità. Quindi queste due cose ve le dico come premessa iniziale, perché devono essere un po' quelle che vi spingono, vi aiutano a interpretare e a reagire a quello che succede al bambino in modo diverso, perché ogni volta che voi reagite in modo diverso, io dico scegliendo l'amore, voi gli state insegnando che quelle emozioni sono valide, sono accettabili e c'è un modo per gestirle che non è per forza la rabbia, che può andare nella direzione più della calma, della tranquillità. Ovviamente è un percorso, eh? Cioè nessuno di noi, guardate, io ve l'ho detto, ho due bambini maschi di 18 mesi di differenza, quindi non pensate che a casa mia sono la psicologa dei family trainer, non pensate che non succedano momenti di crisi emotive intensissime. E io un po' ho cominciato anche questa mia ricerca, questo, diciamo, un po' questa mia filosofia, anche perché anche per me c'è stato un periodo in cui invece a tutte queste difficoltà reagivo assolutamente con la rabbia, perché è normale. Siamo cresciuti, come vi dicevo, in un contesto in cui ci hanno insegnato che quando un bambino piange, o quando noi piangevamo, quando noi provavamo un'emozione, non andava bene, era un capriccio, andava bene. Quella cosa lì non era accettabile, era fastidiosa, era spaventosa, era una cosa fuori luogo e quindi noi abbiamo imparato così. Quindi di fatto cosa ci succede? Appena nostro figlio ha un momento di crisi emotiva o capriccio che dir si voglia, a noi ci suona un campanello d'allarme subito. Non abbiamo il momento, cioè non abbiamo quella calma di dire vabbè, forse è lui che ha bisogno di aiuto in questo momento. No, a noi ci suona il campanello d'allarme. No, questa roba non è accettabile. Scatta dentro la testa un no grande così. No, perché sono in giro e mi stai facendo fare una figura di merda, mi guardano tutti. No, perché non ho voglia di stare qui a discutere con te. No, perché come me, ora che anche tu accetti di fare tutta una serie di cose. No, perché non va bene, io sono l'adulto. Ci scatta questo meccanismo, ok? Fisicamente, fisiologicamente, questa reazione è una reazione di tipo anche ormonale. Cioè noi entriamo veramente in modalità attacco e fuga. Comincia ad attivarsi il cortisolo, che è l'ormone dello stress. Sentiamo proprio l'adrenalina nel sangue, cominciamo a essere attivati anche noi, fisiologicamente sentiamo un'attivazione, il cuore magari che va più veloce, la testa che non riesce più a ragionare, quindi manca la razionalità. E siamo in una situazione in cui o attacchiamo, contrattacchiamo, o scappiamo, cioè ci leviamo pur di non vederlo e di non sentirlo, o ci congeliamo, cioè siamo in una sorta di paralisi. E soprattutto vediamo il nostro figlio come il nemico. E questo, se volete, è forse l'aspetto un po' più grave o quello su cui dovremmo fermarci a riflettere. Perché mentre quando sono piccolini, ancora 7 mesi, noi riusciamo, o appena nati, li guardiamo con quello sguardo stupito, ammirato, no? Con quell'idea del caspita, questa è proprio una cosa preziosa, è il mio bambino. In quei momenti lì, quell'immagine, sparisce e vediamo questo piccolo stronzo che mi fa veramente andare fuori di testa. Ed è così, succede così. E invece il bambino è lo stesso, è lo stesso, è lo stesso di prima, solo che è un po' più cresciuto e delle volte ha un troppo pieno di emozioni. Ok? Allora, l'altro aspetto che è molto importante tenere a mente è che, diciamo che di natura i bambini sono tendenzialmente positivi, collaborativi e anche desiderosi di apprendere, cioè la natura del bambino sarebbe questa.
Cosa succede? Succede che però delle volte subentrano delle emozioni ovviamente negative, che possono essere emozioni di paura, di tristezza, di frustrazione, anche di ansia per quelli più grandi. E il bambino, proprio perché è un bambino, non ha ancora a disposizione tutti gli strumenti cognitivi o lo sviluppo adeguato per riuscire a gestire con calma tutte queste emozioni. Non è il suo dovere, cioè non è il suo compito, non è ancora in grado di farlo. Quindi succede che delle volte queste emozioni, un po' come una pentola a pressione, montino, montino, montino e lui non sa gestirle. Nel momento in cui non sa gestirle, ovviamente succede quello che noi chiamiamo il capriccio. Tra l'altro, un po' se osserviamo, spesso questi momenti più di difficoltà avvengono anche o in orari molto precisi, tipo di solito tra le 5 e le 7, grazie, tra le 5 e le 7 di sera, ci sono dei motivi, cioè l'ora della stanchezza per tutti, l'ora della stanchezza per noi, per i bambini, alla fine della giornata, oppure avvengono nei momenti in cui abbiamo bisogno di fare qualcosa, tipo al mattino che dobbiamo uscire puntuali per andare a scuola, all'asilo, e quindi noi siamo stressati, stiamo mettendo pressione, lui questa pressione la sente benissimo e ovviamente troppa emozione reagisce, quindi si blocca, si ferma, non riesce più, diciamo, se ci va bene, non riesce più a essere collaborativo, se ci va male, scoppia proprio in una crisi vera e propria. Quindi le crisi emotive, appunto, come vi dicevo, sono queste. È il fatto che di natura il bambino sarebbe collaborativo, aperto e disposto. Di fatto, con il subentrare di tutta una serie di emozioni, può accadere che lui a un certo punto si trovi in una situazione di troppo pieno, incapace di gestirla e ha bisogno di fare uscire questa cosa. Come la fa uscire? La fa uscire con una bella crisi conclamata, quindi dal diventa oppositivo al scoppia a piangere, si butta per terra, lancia la roba in giro, mi risponde male, mi lancia qualcosa addosso, tutto, cioè può essere. Le più, diciamo, le crisi emotive o i capricci, sapete, sono i più disparati. E a volte in realtà non sono neanche scatenati veramente dal motivo che è stato preso a pretesto, cioè non è che lui veramente voleva proprio quella tazza rossa, è che lui della tazza rossa in realtà non gliene fregherebbe neanche niente, è che non sa come gestire tutte le emozioni che si sono andate a creare insieme. Di fatto, finita questa esplosione, che è istantanea, rapidissima e incontrollabile, se voi avete mai provato a farlo sfogare realmente, in realtà dopo queste crisi il bambino è calmo, è di nuovo collaborativo ed è di nuovo disposto ad entrare in relazione. Il problema è che molto spesso nel momento della crisi noi interveniamo come una specie di tappo, no, non piangere, non fare così, così non va bene, e lui tappa, zoom. Tappa questa emozione o va avanti per un bel po', ma non si sente assolutamente accolto. Allora, l'idea, appunto, qual è? È quella di lavorare innanzitutto per comprendere che queste crisi, questi capricci non sono stati fatti ad hoc per noi, non hanno niente di personale contro di noi, perché noi in quel momento lì la viviamo così, cioè ma perché mi fa questa roba qui a me adesso? Io devo uscire, c'ho altri bambini da sistemare, ma perché ha deciso proprio in questo momento di trattarmi così? In realtà non è una cosa che fa contro di noi. Cercare di, quindi la prima cosa, un po' di depersonalizzare questo problema, non è una cosa fatta per venirci, per testare il nostro limite o per vedere che reazione abbiamo o per darci contro o per provocarci. È una crisi che avviene perché realmente in quel momento quel bambino ha bisogno di una mano. Stiamo attraversando un momento di grande difficoltà. E se noi ci siamo e riusciamo a essere in connessione, per lui diventa molto più semplice attraversare questa crisi e anche nel tempo imparare che queste emozioni si possono gestire in maniera diversa. Quindi per questo un po' l'idea è diversa dal solito, o diversa dall'idea di dire ah no, caspita, deve fare come dico io, deve gestire. No, l'idea è io devo esserci e se ci sono ed riesco ad ascoltare, a essere presente, ad accogliere, a fargli sentire che io lo amo nonostante le emozioni negative che sta esprimendo, per il bambino
e non lo dico io, ma lo dimostra la ricerca, questo è il fattore numero uno per imparare ad avere innanzitutto fiducia nella propria forza, nelle proprie, diciamo, capacità, nei propri punti di forza, ma anche per avere fiducia nell'amore dei genitori. Ed è uno strumento che vi portate, ci portiamo avanti fino all'adolescenza, in cui, gioco forza, i bambini saranno sempre meno, diciamo, influenzabili da noi, dalle nostre idee, dai nostri consigli, e saranno sempre più influenzabili dal mondo esterno. Quindi, se hanno una fiducia nel nostro amore, nella nostra connessione, comunque nei momenti in cui si troveranno di fronte alla possibilità di fare delle cazzate, come accade agli adolescenti, quella voce e quella connessione gli risuona dentro. Se noi in questi anni invece abbiamo lavorato in qualche modo contro questa connessione, facendolo sentire come non amabile a causa di queste sue emozioni negative, in adolescenza il rischio è che nei momenti o nelle situazioni di difficoltà lui questo legame con noi non ce l'avrà. E quindi poi io li vedo, arrivano da me le famiglie con i bambini e i ragazzi più grandi, dove hanno problematiche comportamentali, insomma, di un certo tipo, attraversano un'adolescenza particolarmente complicata, perché manca proprio questo fenomeno della connessione, che tra l'altro è un aspetto che anche in adolescenza è il fattore protettivo numero uno da qualsiasi tipo di problematica adolescenziale. Quindi è proprio un po' andare contro quell'idea che abbiamo assorbito negli anni, nel nostro modo, nel modo in cui forse siamo stati educati noi, e cioè che in qualche modo siamo noi a dover decidere, gestire e capire quali sono le emozioni che vanno bene e quali vanno no. Tendenzialmente non ci sono emozioni che vanno e emozioni che non vanno. Le emozioni sono emozioni, il bambino non la sceglie, la sente. Dall'altra parte ci siamo noi. Tra i due, i più adulti siamo noi. Quindi che lui abbia dei comportamenti infantili è accettabile perché è un infante ed è un bambino. Siamo noi che nel momento in cui lui ha dei comportamenti infantili dovremmo riuscire a comportarci da adulti. Non che questo sia facile, non vi sto dicendo che, ah, caspita, com'è che non siamo capaci di farlo? Non è facile, perché un bambino che va in crisi tocca sempre dei pulsanti emotivi nostri, sempre. Vuoi che tocca il modo in cui noi siamo stati cresciuti, vuoi che tocca delle ferite nostre di quando eravamo piccoli, vuoi che tocca un'emozione, un qualcosa che per noi è irrisolta, ma noi saltiamo per quello. Saltiamo perché ci ha toccato in un nostro punto sensibile. Ma c'è sempre una speranza di riparare o i Ma danni certo, fatti sono irreparabili? certamente. Brava, ecco, no, voi fermatevi e fatemi assolutamente delle domande perché mi piace che sia una conversazione, no? Cioè che ci diciamo anche delle cose. Assolutamente sì, nel senso che in ogni momento è possibile ripartire dalla connessione, in ogni momento. Che poi non vuol dire che io devo essere a casa 24 ore su 24 e a disposizione, perché per esempio chi ha più di un figlio, due figli, cinque figli, ha dei limiti temporali chiari, però magari significa trovare dei momenti e delle modalità per riuscire ad entrare in una relazione o in un momento di tempo speciale con ognuno di loro, magari non tutti i giorni perché ne hai 5 e non riesci a farlo, però magari un giorno cominci con un giorno alla settimana testa, un quarto d'ora, tipo il lunedì è il quarto d'ora di Camilla, in questo quarto d'ora, se hai una nonna, qualcuno che aiuta in qualche modo gli altri, spegni il telefono, sei con Camilla e una volta decide Camilla che cosa fate e una volta la settimana successiva lo decidi tu. Può essere che Camilla ti dica: io nel nostro quarto d'ora speciale, nel nostro tempo speciale, voglio giocare alle bamboline. E anche se a te ti fa schifo giocare alle bamboline, in quei 15 minuti sei dedicata a lei. Quindi spenta qualsiasi distrazione, ho un quarto d'ora solo per te. E guardate che sembra assurdo, perché uno dice un quarto d'ora, ma un quarto d'ora, 15 minuti, cambiano la qualità della relazione con vostro figlio immediatamente, immediatamente. O anche un'altra cosa che io consiglio è al mattino, se si può, metti la sveglia 10 minuti prima e in quei 10 minuti
2 minuti per ciascuno in braccio alla mamma. Adesso magari 13 anni in braccio alla mamma non ci viene più, però le piccoline sì. 2 minuti, proprio in braccio, vieni qua, ti faccio una coccola, 2 minuti, diventano subito più collaborativi. Perché di fatto cosa succede? Che quando il bambino si sente, in generale, il bambino per sentirsi sicuro ha bisogno di sentirsi in connessione. Poi pensate che il cervello, sono stati fatti degli studi interessantissimi, ci sono anche dei video, io ho avuto modo di vederli parlando con questi psicologi che proprio lo fanno, perché io sono anche un interprete, no? Per cui spesso traduco alle conferenze di psicologia, quindi mi capita di lavorare con persone che si occupano, proprio fanno studi su questi ambiti. E una volta c'è stato questo neuroscienziato, ci ha fatto vedere delle immagini bellissime di questi neonati a 2 ore dalla nascita, posti di fronte al genitore che fa un'espressione facciale, tipo un sorriso. A 2 ore dalla nascita il bambino sorride. E questo sembra una cosa incredibile, ma in realtà ha un ruolo nella crescita, nello sviluppo dei bambini, che è fondamentale. Vuol dire che il cervello del bambino cresce e si sviluppa solo nell'interazione con l'adulto. Cioè il bambino impara le emozioni, le espressioni, il linguaggio, tutte le capacità cognitive nell'interazione con l'altro. Il cervello è fatto da subito perché il bambino possa imitare, guardare e riproporre un comportamento. Quindi assolutamente, intanto il cervello è plastico, quindi voglio dire, se anche fino adesso non è andata così, io da domani ricomincio, e il cervello ha una plasticità enorme, fino ai 15-16 anni è super plastico, e quindi se noi abbiamo, diciamo, creato dei percorsi neuronali che non sono quelli ottimali, il cervello è bravissimo, appena cambiano le cose, a crearne di nuove. Non voglio che andate via di qua con il senso di dire, ah cazzo, fino adesso ho toppato tutto. No, cioè, non hai toppato, nel senso che ho toppato tutto anch'io, capita anche a me di urlare, non pensate che ho risolto per sempre, capita anche a me, perché c'è la giornata in cui sei più stanco, non stai bene, sei stato sottoposto a più difficoltà, c'è la giornata in cui capita. Quando anche capita, l'importante, un atto di grande responsabilità e anche di grande insegnamento per i bambini, si ripara. Cioè, ho urlato, benissimo, 2 minuti dopo, quando siamo di nuovo tutti calmi, guarda amore, la mamma ti chiede scusa, perché nessun bambino si merita che gli venga urlato contro. Sei un bambino, stai imparando, le cose che fai ti capitano, perché come tutti devi fare degli errori e imparare. Quindi nessuno si merita che ti si urli contro, tantomeno la tua mamma e tuo papà. Per cui scusa, mi impegno, te lo prometto, a non urlare più. Questo poi ovviamente è un percorso, però per il bambino, guardate che vedere un genitore che gli dice ho sbagliato, hai fatto magari una cosa che non è giusta, perché sei tirato una botta a tuo fratello, non hai fatto una cosa che va bene, però dovete tenere in mente che nel momento in cui il bambino fa appunto un comportamento che non funziona, non va bene, e noi lo assalliamo con le urla, che come vi dico è una cosa che a volte è una reazione incontrollabile da parte nostra, il cervello del bambino va completamente in chiusura, non è più in grado di sentire, quindi tutto quello che viene dall'urlata in poi non gli entra neanche nella testa, quindi lì in quel momento non ha senso cercare di spiegare, cercare di dirgli perché, dargli delle conseguenze, non ha senso, perché il suo cervello è completamente chiuso. Tanto vale aspettare, e adesso vi spiegherò un po' come funziona questa zona rossa delle emozioni, aspettare di ritornare nella zona verde delle emozioni, fermarsi, far passare un po' di tempo, riprendere l'argomento dopo un po'. Guarda, quello che è successo prima non va bene. Va bene che ti arrabbi, è assolutamente normale, anche la mamma a volte si arrabbia, ma non va bene che picchi, ma non va bene che mi dici le parolacce, ma non va bene che spacchi le cose in casa. Pian pianino, vi assicuro che se siamo riusciti, e dopo vi dico anche come farlo, a non reagire immediatamente e ci siamo riusciti a calmare, lui e noi saremo molto di più nella
in un campo di possibilità di effettivamente cambiare qualcosa, perché lui è più disposto ad ascoltarci, mentre se noi... Avete mai guardato come vi guardano quando urlate i vostri figli? Avete mai osservato? Veramente? Te è troppo piccola, tu non urli. No, ma hai mai visto che reazione hanno quando urli contro di loro? Quando ti arrabbi e urli? Per me è stato una cosa, c'è stato una volta in cui ho urlato, in particolare una, che per me è stato il momento in cui ho detto io non urlo più, ok? Perché lite furibonda tra di loro due, quindi mani, calci, cioè intervengo, a me, io ho un problema con i conflitti, perché sono la terza di tre figli, avevo due maschi davanti che mi hanno picchiato, mi hanno rotto le scatole per tutta l'infanzia, con torture di ogni tipo, anche impiccandomi il mio peluche preferito, quindi angherie di ogni tipo, per cui per me vedere i bambini che si picchiano è una roba che mi proprio, mi fa male. Quindi immaginatevi, vedo questi due bambini che si legnano proprio di santa ragione, e ovviamente attivazione, cioè io mi sento proprio scarica di adrenalina, adesso questi li ammazzo! Arrivo, comincio a urlare contro quello che nella mia interpretazione di quel momento secondo me aveva cominciato, e lui ha... cioè l'ho proprio... è come se mi fossi guardata da di fuori e lo vedevo pian pianino che si richiudeva, cambiava espressione, e quasi si c'era come schiacciato dalle mie urla, e dentro di me è scattato qualcosa e dico cazzo, ma io alla fine, cioè, gli sto insegnando che nella vita lui, cioè, dovrà stare schiacciato di fronte a quello che gli altri gli dicono. Ho detto no, Madonna santa, cioè io questa roba non voglio, cioè mi è preso proprio, immaginate, quindi vado a letto con... cioè, triste. No, perché poi non è che non stiamo male quando urliamo. Cioè, non è che uno non sta. Non è che uno urla e poi è figata. No, uno urla e poi va di là, cazzo, e lacrime, cioè si sente una schifezza. Quindi vado a dormire con questa sensazione, dico, Madonna, cosa ho fatto? No. Per cui il mattino dopo dico: no, io questa roba la voglio cambiare. E quindi mi alzo piena di buone intenzioni, vado dai miei figli e gli dico: bambini, da oggi la mamma vi promette che non urla più. Cazzo, l'avevo detto. Cioè, detto, l'hai promesso. Allora, vi posso dire una cosa? Quella promessa fatta davanti a loro è stato per me la molla che mi ha spinto a trovare delle strategie. Perché ormai l'avevo detto, ho detto cavoli, cioè non posso fare quella che gli dice una roba così e poi... Allora cosa hanno detto? Loro, vabbè, all'inizio non è che, cioè se tu vieni da una storia di grandi urla e reazioni certo, così, vabbè. Ovviamente non è che si fidano strada facendo. Ma cioè, ne hanno approfittato un po'? No, assolutamente, no. Guardate, questa è la cosa forse più sorprendente, quando noi impariamo ad entrare veramente in connessione con i bambini, cioè quando impariamo che quelle emozioni che lui esprime sono solo un segno di un suo disagio, ma davvero sono un segno di un suo disagio, e cominciamo a pensare di essere un compagno di squadra invece che un nemico, guardate che i bambini cambiano da così a così. Vi assicuro che inizialmente magari ancora fanno delle volte, cioè hanno ovviamente altri momenti di capriccio, di crisi, ma cambiano di qualità perché sanno che gli è permesso, esprime, vive, fa uscire quell'emozione e dopo è molto più collaborativo. È veramente una cosa trasformativa, ok? Quindi adesso io non vi dico di andare a casa e dire cazzo non urlo più, perché magari non siamo ancora pronti, ma provare a pensare che questa cosa è possibile anche di fronte alle crisi più bieche. Allora, sono le 11:10, noi andiamo avanti fino alle 11:30. Volete fermarvi un attimo per tipo un caffè, una cosina, bagno, tutto? E poi andiamo avanti. Vale, ci fermiamo un secondo ora. Ah, mi hai registrato fino adesso?